Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi volevo fare un altro trucco con la palette che avevo preso di Anastasia. L'altra volta ho fatto con i toni del dorato, adesso oggi volevo provare questo colore che non si capisce bene. È un indaco che ha dei riflessi sull'azzurro, sul viola, comunque è molto bello. Ed è questo. Volevo fare un trucco sempre semplice. Allora la base l'ho messa per non annoiarvi. E come sempre metto il fondotinta della Kiko perché quando trovo un fondotinta che mi va bene, cerco di utilizzarlo tutto, anche perché poi vado a cambiare e potrei avere dei problemi. Vorrei farlo con lo specchio grande che ho davanti, possibilmente, perché sennò quando faccio i video trucco sto sempre con la testa abbassata. E come dicevo, quando mi affeziono a un fondotinta, cerco di metterlo anche perché poi a indovinare con la tonalità, con la consistenza è molto difficile. Ho provato anche dei campioncini di fondotinta più prestigiosi, però devo dire che con questo della Kiko ci sto proprio bene. Allora, sono andata dal parrucchiere a rifare il taglio, si erano allungati abbastanza, li volevo scalare, non si può scalare, non ho capito perché non si può scalare. Era impossibile scalare. E così, mi ha fatto questo taglio. A me sì, piace, però forse per il tipo della forma del mio viso, forse si erano più scalati. E io dico sempre: a me piacciono i capelli come la porta Carmen Russo, nessuno me lo rifà. Allora, oggi sto facendo una prova. Mi trucco, non con lo specchietto da vicino, ma bensì con lo specchio grande che ho davanti e speriamo che vada bene. Faccio la transizione, con questo colore chiaro, è un rosa. Allora, questa palette di Anastasia, secondo me, per me ha dei colori di transizione meravigliosi per la mia carnagione. Non mi va a cacciare l'occhiaia ulteriormente perché a volte quando vado a mettere dei colori di transizione mi fa un macello, invece come colore di transizione è spettacolare. Qui i colori sono tutti belli, però oggi vado con questo lilla indaco, non l'ho capito bene com'è. Dimentico sempre lo scotch.
Voglio provare con questo specchio che ho davanti se viene meglio. Ok, metto un po' di viola per intensificare. E poi vado con il colore. Beh, forse adesso mi devo avvicinare un po'. Bello questo colore. Il mio occhio non si presta bene a tutti i tipi di trucco, essendo un occhio un po' coreano, un po' sul coreano, perché ho la palpebra mobile molto bassa, quindi non è che ci posso lavorare più di tanto. Come dico sempre, la pecca di questa palette è che le cialde sono troppo piccole, quindi rischia di finire, però almeno la soddisfazione di finirla una palette, di non toglierla, diciamo, di non buttarla nuova perché è scaduta. E qui abbiamo un bianco spettacolare. E qui voglio mettere un bianco scrivente che è una favola, una favola. Appena comprato non è che potevo dare un giudizio, diciamo, l'ho dovuto testare parecchie volte per poter capire e perché no trovare anche un dupe di questa palette molto difficile. Questo bianco è qualcosa di fantastico. È qualcosa di fantastico. Mai visto in vita mia. Un bianco così bello e scrivente. Mai. È una favola. Poi questo bianco lo vado a sfumare con questo grigio qui. Metto pochissimo. Cremosi, bello. Anche se continuo sempre a dire che io devo provare la palette della Wacom. Intensifico un po'.
Consideriamo che qui stiamo a truccare una palpebra ultra cinquantenne con tanti problemi, non è facile da gestire, assolutamente. Non è facile da gestire. Anzi, io mi chiedo fino a che posso fare un videotrucco, più in là con gli anni non li potrò fare più. Però è la verità. Farò over 60, over 70. Bisogna tirare un sospiro, altrimenti si rischia di esce Pluto dalla tana. Ok, la linea molto sottile, che altrimenti mi va ad appesantire il viso. Poi mettiamo questo bellissimo rimmel della Lancôme. Allora, l'altra volta, la prima volta che ho messo questo rimmel, ho fatto un po' una catastrofe. Vediamo se riesco a fare meglio. Magari metterne di meno e non fare le ciglia che si attaccano. Per le ciglia finte mi devo attrezzare, però comunque questo rimmel per le mie ciglia inesistenti mi fa tornare la voglia di mettere il mascara. Mi fa tornare la voglia di mettere il mascara perché altrimenti a me era passata la voglia completamente di mettere il mascara. Questo è il trucco occhi. Adesso metto qualcosa alle labbra, però di molto leggero. Per il momento la mia fissa è il gloss, mi sono fissata. Allora, questo è il trucco di oggi. Non mi avvicino perché poi le rughe. Questo è il trucco di oggi che ho fatto con la palettina di Anastasia. Farò altri trucchi, altri colori, perché una volta comprato una palettina bisogna usarla. Forse la prossima volta andrò ad usare questo colore. Sì, apparentemente estivo, però a me piace tanto lo stesso, quindi vedremo come potrò
farlo magari molto intenso con una matita, non lo so, vedremo. Grazie della compagnia, io vi saluto e ci vediamo un prossimo video. Ciao!